Buongiorno dall'Osservatorio Astronomico Adriano Lolli. In questo momento stiamo riprendendo la Luna calante, un'illuminazione del 6% all'età di 27 giorni. Questo meraviglioso effetto, chiamato luce cinerea, è un fenomeno che interessa la Luna durante la prima e l'ultima fase, ossia quando presenta uno spicchio di disco illuminato, assai sottile. Questo effetto è dovuto alla luce del Sole che viene riflessa dalla Terra e illumina la parte in ombra della Luna. La parola cinerea deriva dal latino cinereus, cioè cenere. Quindi luce cinerea significa luce del colore della cenere. Il primo a spiegare il fenomeno astronomico fu Leonardo da Vinci. Lo si trova in uno dei codici più famosi di Leonardo, oggi chiamato il codice Leicester. Questo manoscritto di Leonardo da Vinci, databile tra il 1506 e il 1510, è l'unico dei codici di Leonardo ad essere in mano a privati. Prima veniva chiamato codice Hammer. E vi spiego tutta la storia, come ci sono stati questi cambiamenti di nome e come è stato trovato. Questo codice di 36 fogli piegati in modo da formare un quaderno da 72 pagine contiene numerosi appunti e disegni per un libro che Vinci non completò mai. Esso fu scoperto a Roma nel 1690 dal pittore Giuseppe Grezzi all'interno di un vecchio baule. Grezzi fu il proprietario del codice per 27 anni. Nel 1717 fu acquistato dall'inglese Thomas Cook di Leicester. Nel 1980 ne divenne proprietario l'imprenditore statunitense Arnold Hammer. Veniva chiamato codice Hammer, prendeva nome dal proprietario di allora. Successivamente è stato ridenominato in codice Lester, dal nome della città del primo acquirente. A mio avviso dovrebbe giustamente essere chiamato codice Roma, la città dove è stato rinvenuto. In questo momento il prezioso codice è di proprietà del multimiliardario Bill Gates. Questo codice, purtroppo dal nome improprio, è stupendo, ricco di appunti e disegni che spiegano concetti altamente scientifici per quel tempo. In questo punto è raffigurata e descritta l'effetto della luce cinerea visibile dalla Terra. Grazie Grazie per la visione e arrivederci al prossimo video. Ciao!